Dalla meravigliosa Gallura, un cordiale benvenuto amici sportivi. È uno spettacolo quello della Costa Smeralda che veramente tocca gli occhi e tocca il cuore. Vi ritorna oltretutto a meno di un anno di distanza, è un appuntamento importantissimo quello della World Cup, dicevo, la Coppa del Mondo di Triathlon. Un cordiale saluto dal sottoscritto e qui al mio fianco ritroviamo Luca Facchinetti. Ciao Luca. Ciao Enrico, grazie per l'ospitalità, bellissimo essere qui a raccontare una gara di altissimo livello. Di altissimo livello quando mancano oltretutto poche settimane, poco più di un mese e mezzo ai Giochi Olimpici di Tokyo, la 32esima edizione dell'Olimpiade. Appuntamento importante, rinviato di un anno causa pandemia, e anche la stagione di qualifica della Coppa del Mondo è ovviamente stata modificata pesantemente, no? dal coronavirus. Intanto è stata allungata di un anno e non solo, in genere a fine maggio venivano già chiusi i giochi, invece diventa importante questa tappa italiana che vi dicevo vi ritorna per il secondo anno. Gli anni passati la Coppa del Mondo, la World Cup, veniva ospitata in Sardegna a Cagliari ed è qualificante ed è il terzultimo appuntamento. Ormai si sono ridotte al lumicino, insomma, le possibilità e le chance per gli atleti di guadagnarsi l'Olimpiade. Sì, esatto, siamo alla terzultima occasione per gli atleti di testare la condizione, di fare punti per la qualifica o di dare riscontri positivi per la scelta delle slot per le relative federazioni. Anche perché non c'è più molto, vi dicevo, c'è questa tappa italiana ad Arzachena, Cannagione per la precisione, e il luogo dal quale vi stiamo trasmettendo. Poi ci sarà i primi di giugno, il 6 di giugno, il World Triathlon Championship Series a Leeds in Gran Bretagna, e poi si chiude definitivamente, in vista poi darsi appuntamento a Tokyo, il 13 giugno con la World Cup che si terrà in Messico, a Huatulco. Esatto, esattamente. Da lì i giochi saranno fatti e gli atleti sapranno se potranno disputare i Giochi Olimpici di Tokyo, quindi da lì inizierà tutta la finalizzazione, la parte finale della preparazione, spesso viene fatta in altura e quindi adesso intanto godiamoci questa gara. Allora, lo spettacolo, intanto c'è da dire che l'Italia si è ben messa perché si è già guadagnata, lo saprete voi appassionati, che quest'anno ai Giochi Olimpici fa il debutto la Mixed Relay e noi ci siamo già guadagnati la qualifica grazie al terzo posto ottenuto a Lisbona. Sì, proprio settimana scorsa l'Italia si è classificata terza prendendosi questa importantissima slot che ufficialmente ci dà l'occasione di avere due uomini e due donne alla partenza per Tokyo. E per quanto riguarda il parterre femminile è messa persino meglio del campo maschile, perché abbiamo tre atlete nelle prime 51. Le prime 51 vanno dirette della lista, del ranking, vanno dirette ai Giochi Olimpici di Tokyo, però si guadagna per nazione. Quindi adesso vi dico, le migliori sono Alice Betto, Verena Stenhauser e Angelica Olmo, però in realtà poi non è, a parte Alice Betto che se l'è già guadagnato, le altre sono qualifiche per nazioni. Carte per nazioni. Sì, sì, assolutamente, sono atlete che hanno dimostrato di mettere valori in campo molto alti, tanti risultati positivi in queste ultime annate. Certo è che serve sempre una riserva, perché chiaro, si spera che non succeda nulla, che tutto fili liscio, però nel caso bisogna comunque avere una quarta atleta a disposizione. Intanto delle azzurre in campo femminile qui presenti c'è Ilaria Zane da partenza, anzi già partita perché siamo alla prima frazione del nuoto, Luisa Ionia Pratt, Carlotta Missaglia e Verena Steinhauser, che così si sta ben comportando la giovane, sarebbe la seconda azzurra del ranking mondiale, perché Alice Betto, che comunque si è già qualificata, è intorno alla 15esima posizione, Verena Steinhauser è la 15esima. Intanto siamo all'uscita della prima frazione dove la più veloce e Barbara Riveros, la cilena. Ti correggo, Vittoria Lopez, oh, in realtà, scusate, che sì. Esce insieme a Carvaio e loro adesso vedremo. Sì, c'è Anastasia Gorbunova, anche la russa. Sì, Elena Carvaio, Vittoria Lopez, in terza posizione Anastasia Gorbunova. Siamo in T1, la prima frazione, siamo su uno sprint, quindi 750 metri, e poi l'importante momento di cambio. La temperatura era quella che consente l'utilizzo della muta, perché l'acqua
siamo alla partenza delle donne, era di 18,2 gradi e quindi sotto a questa temperatura qua la muta è consentita, ovviamente chi può la utilizza perché consente ovviamente un'agevolazione. Sì, assolutamente, con la muta si va molto più veloce ed è obbligo, non ci si pensa neanche se metterla o meno. Tanto vediamo Verena Steinhauser leggermente attardata rispetto al primo gruppo, eccola qua. Sì, uscirà. Per lei comunque è un ottimo nuoto che la mette subito lì davanti, sappiamo che il circuito è molto impegnativo, lei è un'ottima ciclista, probabilmente una delle più forti oggi in gara e quindi sicuramente proverà a fare qualcosa. Come vi dicevo, e lo vedete anche dall'immagine, è una giornata spettacolare, fa molto caldo e al momento non c'è neanche tanto vento. Intanto eccola qui, Vittoria Lopez e Elena Carvalho, che sono state tra le più veloci ad uscire dall'acqua, comandano questo primo plotoncino. La cosa importante è che la nostra Verena Steinhauser è qui a ridosso delle prime. Sì, loro sono partite subito bene ed è l'approccio giusto, perché vediamo dai primi 2 chilometri iniziare questa salita davvero impegnativa da 1,5 chilometri con pendenze a doppia cifra, arriviamo fino al 15% e poter fare la prima salita senza, cioè del proprio ritmo, andando regolare, sicuramente porterà a stancare meno le gambe, anche se è relativo, perché vediamo da qui le pendenze sono davvero molto dure. Beh, questa fa la frazione ciclistica, siamo su una gara sprint, quindi sono 750 metri a nuoto, sono 20 km circa, 6,42, 6 km e 420 metri ciascuno dei tre giri. Però la frazione ciclistica rende la tappa di Arzachena una delle più interessanti al mondo, perché come dicevi tu, no, dalla doppia cifra della pendenza è in assoluto una delle tappe. Adesso World Cup potrebbe anche aspirare a fare il salto nelle World Triathlon Series. Perché no? L'organizzazione è stata ottima, vediamo che la location è spettacolare, d'altronde siamo in Sardegna, il percorso piace molto agli atleti, parlando con loro anche prima della gara sono rimasti colpiti l'anno scorso dalla durezza ma anche dalla bellezza del tracciato. D'altronde il triatleta ama far fatica e su questi percorsi qui nulla si dà per scontato fino all'ultimo metro. Missaglia e Ionia Prat, le altre due azzurre sono più attardate rispetto a questo primo plotone. Sì, adesso si vedrà in questo primo giro quali saranno i vari gruppetti che si andranno a delineare. Le prime fasi della frazione ciclistica nel triathlon sono fondamentali, perché sicuramente non vanno a decretare il vincitore della gara, ma sicuramente vanno a delineare chi non potrà ambire alle posizioni di alta classifica. Vediamo la francese Merle, questo è il primo gruppo dei battistrada, ma grosso modo stiamo parlando di 9, dovrebbero essere 9 il sì, adesso il siamo in questa parte in discesa, qui si fa molta velocità e le atlete vanno ben oltre i 50 km orari, bisogna saper guidare anche bene la bici, infatti grazie alla discesa si è andato a creare appunto questo gruppo di una decina di atlete. Non c'è vento, temperature in salita, la gara degli uomini partirà alle 15.30, ci sarà addirittura una partecipazione di atleti di primissimo piano che vengono a cercare quei punti per la qualificazione olimpica, e renderà molto interessante la cosa. L'anno scorso la nostra Verena Steinhauser finì già sul podio, vinse l'atleta delle Bermuda Flora Duffy e davanti all'inglese Beth Potter, e la nostra azzurra fu la migliore e si riconferma un anno dopo, come vi dicevo è una delle meglio piazzate nel ranking mondiale, intorno alla 25esima posizione, quindi come vi dicevo, a parte Alice Betto che se l'è già guadagnata la qualificazione personale, diciamo che insomma per Verena Steinhauser è praticamente certo. Tanto secondo giro, siamo nella zona di transizione. Sì, vediamo le prime 12 che sono passate, a inseguire un gruppetto di 3 e subito dietro un altro gruppetto di 7-8 atlete più o meno. Buon ritmo tengono il gruppo delle battistrade. Intanto vediamo la nostra Ilaria Zane nel gruppetto delle inseguitrici. Sì, fondamentalmente dopo il primo gruppo avevamo un atleta dopo il primo giro avevamo un'atleta italiana ad ogni gruppo. Verena Steinhauser nel primo, Carlotta Missaglia Luisa Ionia Prato nel secondo, nel terzo Carlotta Missaglia, nel quarto Ilaria Zane. Ne abbiamo sparpagliate nei vari gruppetti.
Sì, però in questo percorso ad ogni giro le carte si rimescolano proprio per la durezza di questa salita. E bisogna avere grandi gambe per tenere il ritmo delle prime e sicuramente stanno facendo un bel forcing tra le più attive, sicuramente Verena Steinhauser, che la vediamo sempre lì davanti e cercare di da un lato tenere alto il ritmo per non farsi riprendere dal gruppetto inseguitore, dall'altro per cercare di stancare il più possibile le avversarie. Intanto sentiamo nel gruppetto di battistrada con la nostra Verena Steinhauser, che detta il ritmo rispetto a questo gruppo di una dozzina circa di atlete battistrada. Tiene bene la gamba, sembra in grado, insomma, Steinhauser potersi confermare in questo circuito che evidentemente piace molto all'azzurra. Sì, assolutamente. Lei è arrivata a inizio settimana, è stata qui tutta la settimana a provare salita, la discesa. Nessun punto del percorso ha segreti ormai per lei, l'ha studiata veramente bene questa gara, è arrivata qua prontissima con un grandissimo stato di forma e vediamo subito indietro qui Luisa Ionia Pratt, che sta cercando di chiudere il gap, anche se chiaramente da adesso le cose si faranno sempre più difficili. Intanto il gruppo, in questo caso delle inseguitrici, nella quale la nostra Luisa Ionia Pratt è il secondo gruppo, sono solo quattro, quindi diventa anche più difficile, no, darsi il cambio per cercare di mantenere un ritmo superiore al gruppo dei battistrada. Assolutamente sì, anche perché lì davanti hanno tutto l'interesse a collaborare, quindi come spesso accade nel primo giro, nei primi chilometri si delinea una formazione e poi da quella si crea una sorta di plateau, di stasi e poi a volte se il gruppo inizia a tenere un po' di energie e inizia a temporeggiare un po', a volte può essere che da dietro rientrino. Tutta la tedesca Marlene Gomez-Islinger la vedete piuttosto attiva, no, nel dettare il ritmo nei confronti dell'altro gruppetto. Eccola, sì, qui sono... prende di nuovo l'iniziativa la tedesca. Ci sono tante ragazze giovanissime, una fra tutte anche Emma Lombardi, classe 2001, e c'è un po' un cambio generazionale, soprattutto sulla distanza sprint. Vediamo che dalla starting list atlete classe 83 e atlete come Emma Lombardi classe 2001, quindi c'è questo ricambio. Chiaro, parliamo sulla distanza sprint perché sull'olimpico di solito il passaggio è un po' più lento, però qua vediamo ad altissimi livelli mondiali già atlete molto giovani. Intanto parte l'ultima frazione, il terzo giro, discorso che il nostro Luca Facchinetti, ex atleta, ma lo possiamo dire adesso anche con un nuovo incarico federale, si è entrato nella FIDRI con attenzione proprio al gruppo dei giovani, esatto, ruolo importantissimo, fondamentale, è da qui che andiamo a costruire i grandi campioni, quindi con un occhio neanche a Parigi 2024 ma addirittura alle Olimpiadi successive. È un lavoro fondamentale e quindi sono onorato di avere questo incarico e di mettere il mio impegno in prima persona. Benvenuto intanto in questo tuo nuovo ruolo e oltretutto poi ricordiamo che da diversi anni circola l'idea che la distanza sprint possa diventare la futura distanza olimpica, cioè si passerebbe dalle 2 ore circa di competizione dei 1500 più 40 più 10, no? 2 ore circa di gara alla distanza sprint, anche dal punto di vista televisivo, un'ora, meno di un'ora di gara, più facile da seguire. Intanto salutiamo l'ingresso della Mixed Relay nei Giochi Olimpici di Tokyo, poi vediamo se per Parigi 2024. Sì, l'idea, ma ci stiamo avvicinando a queste distanze corte perché sì, televisivamente sono più belle da vedere, a ritmi molto alti, si sta cercando di promuovere il triathlon anche cambiando il format. Io personalmente ero amante della distanza olimpica, non mi sono mai trovato sugli sprint, quindi però c'è da dire che tanti eventi adesso li fanno su questa distanza qui, quindi la dice lunga su quello a cui si va incontro. Sì, potrebbe essere il futuro, non soltanto per ragioni televisive, cala anche un po' l'attenzione dello spettatore. Adesso ne sto facendo un discorso quasi esclusivamente televisivo.
Sì, no. Non quello dell'atleta, il tuo invece, che è affezionato alla vecchia distanza olimpica tuttora. Sì, poi quelle chiaramente sono caratteristiche, però sicuramente anche una distanza corta con percorsi così duri diventa molto, molto interessante e per nulla banale e scontata. Lo vediamo in questa gara che tanti atleti di esperienza non si giocano le medaglie, e invece vediamo atlete giovanissime con tanta voglia di fare, e questo comunque è molto bello. Sì, arrivano in meno di 10, circa 9 in T2. È stato piuttosto impegnativa, una partita di una dozzina. La cosa importante è che in questo gruppo, lo vedete, si staglia sulla destra. Verena Steinhauser è riuscita a mantenere molto facilmente il ritmo delle prime, anche dando il cambio. L'elvetica Julie Derron, l'avete vista, è transitata per prima, ma... Sì, ha fatto un cambio. Eccolo velocissimo, qua, parte subito molto forte, vuol dire che sta bene, ci vuole provare sin da subito a fare la differenza. Immediatamente alle spalle di Julie Derron, la 24enne elvetica, parte la tedesca e di 27enne Marlene Gomez Islinger, ma la nostra Verena Steinhauser è lì terza, quindi... Eccola qua, la vediamo guidare questo primo gruppo. Sembra la Derron voler prendere subito l'iniziativa e ci prova ad allungare il passo nel primo dei due giri da 2,5 km. Sì, sicuramente è rischioso un approccio di questo tipo, soprattutto perché, come si vede dalle immagini, sin dal primo chilometro c'era salita e dopo un percorso così impegnativo la gamba è abbastanza infastidita, abbastanza appesantita, e produrre così tanto acido lattico nei primi minuti di gara può essere fatale nelle ultime fasi finali di corsa. Gomez Islinger intanto sembra volersi buttare all'inseguimento, la prima nei confronti di Julie Derron, che comunque lì ha portata, parliamo di una ventina di metri di vantaggio. Siamo al momento dell'inversione del primo dei due giri, quindi circa un chilometro e mezzo. No, un chilometro e due, visto che dura 2,5 km il lap. Sì, vediamo Verena che adesso sta andando molto regolare, si è messa del suo passo, non si è fatta trascinare dal ritmo forsennato di queste giovani atlete. Vediamo se la scelta pagherà. Ma sai cosa, Julie Derron, oltre ovviamente quello che è l'interesse di ciascun atleta e quindi garista a vincere anche la gara del condominio probabilmente, è lì sul crinale perché è poco oltre la 50ª posizione del ranking mondiale. Quindi entrare nelle prime 51 e poi le altre due sono il paese, sono date al paese ospitante, due sono le carte olimpiche che si tiene alla federazione internazionale, che vengono assegnate secondo i meriti. E quindi insomma la Julie Derron ha veramente l'imperativo di portare a casa punti che le consentano di rientrare nelle prime 51. Lei, come ha detto, è in 52esima-53esima posizione al momento. Sì, per tante atlete queste ultime chance è un all-in. Mi ricordo bene nell'ultima tappa di Huatulco nel 2016, dove andai lì senza, non avevo nulla da perdere, o forse avevo tutto da perdere, e così era per tanti atleti. Quindi hai l'ultima chance e provi veramente il tutto per tutto, ed è quello che stanno facendo queste atlete, dimostrando di avere grande carattere, perché ripeto, il percorso, e lo vediamo anche dalle immagini, non ti dà un attimo di respiro, continue salite, discese che non ti fa respirare, non ti permettono di avere un ritmo costante e regolare. Sì, perché sono diverse le gare la cui ultima frazione si tiene a bordo lungo il mare, quindi sono assolutamente piatte, non questa qua di Cannagione, di Arzachena invece. No, infatti è per questo motivo che queste gare così muscolari possono nascondere sempre dei tranelli, tra virgolette, per gli atleti, perché casomai ti senti bene, poi ad un certo punto ti si spegne la luce, così, di punto in bianco, e in queste gare così strette, dove il divario tra l'atleta davanti e l'atleta dietro è minimo, è un attimo perdere posizioni importanti.
Chi sembra sentirsi particolarmente bene, direi la tedesca, come Zislinger, quella che sembra è in grado di potersi avvicinare all'elvetica. La tedesca sta correndo molto molto bene, tecnicamente è anche più bella da vedere rispetto alla Derron, e la vediamo assolutamente in controllo, la corsa è ancora bella dinamica, bei piedi, bel giro di gambe, quindi secondo me la gara è assolutamente ancora aperta. Si sta avvicinando, sì, la tedesca si sta avvicinando alla Derron, che non sembra essere l'elvetica particolarmente affaticata, quanto invece proprio Marlene Gomez-Islinger, dotata di una maggior frequenza di passi, ed eccolo il momento in cui affianca l'elvetica proprio a pochi metri al traguardo e si invola. In realtà il traguardo dovrà ancora girare in zona T2 e poi girare verso destra, ma non è in grado di reagire Julie Derron. L'elvetica sembra arrendersi, ecco, si gira a controllare Gomez-Islinger, ma decisamente il passo superiore. Eccola qui la curva, ancora un ultimo curvone, poi ci sarà il rettifilo finale, ma Derron mi sembra proprio non essere in grado di recuperare la prima posizione. Semmai è interessante vedere Verena Steinhauser, che invece controlla agevolmente, si conferma a meno di un anno di distanza, straordinaria, ancora un'altra impresa della nostra azzurra, che va sempre più a consolidare, insomma, le sue chance di partecipare e di rappresentare l'Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo. Sì, ultimi metri per Marlene Gomez-Islinger, si invola verso il traguardo in 1 ora e 51 secondi. E poi, soli 4 secondi dopo, arriva, ci aveva provato Julie Derron, 1:00:55. Ed eccola qua, si staglia nel rettifilo finale la nostra Verena Steinhauser, sostenuta da una bella presenza di pubblico, si va a prendere a meno di un anno di distanza ancora un altro podio, ed è ancora il terzo posto qui nella tappa di Arzachena. Sì, gran gara di Verena, solida, ha fatto un ottimo nuoto in bici, molto attiva, ha cercato di sfiancare le atlete, sapeva di essere molto forte, e quindi probabilmente forse c'è anche un piccolo rammarico, perché lei è molto esigente, voleva essere qua, voleva vincere, questo è un po' la dote dei grandi campioni, lei ce l'ha e quindi potrà fare davvero molto bene in futuro. Dietro le tre Gomez-Islinger, Derron, Steinhauser, quarta è Merle e poi Brackmeyer, l'ungherese, la francese Lombardi, e poi la giovane che dicevamo prima. E poi le azzurre sono nona Carlotta Missaglia e 17esima Luisa Ionia Prat. Andiamo a sentire l'intervista alla nostra Steinhauser. Che bene, direi, sono contentissima, il terzo posto dopo l'anno scorso, di nuovo sul gradino del podio, che dire, porta bene la Sardegna. Percorso duro, durissimo, già dal nuoto che comunque si è crespato un po' rispetto alla mattina presto, e ho avuto qualche difficoltà in partenza, sono riuscita però poi a tirarmi fuori abbastanza bene. La bici, come sicuramente avete visto tutti, è durissima, la salita, ci sono delle pendenze assurde, col vento contro anche si fa sentire. Anche la corsa dopo una bici così sembra poco o niente, ma è bella muscolare. Sì, bella muscolare, Luca, l'abbiamo detto, è impegnativissima anche la terza frazione. Sì, ed è per questo che il nono posto di Carlotta Missaglia, giovanissima, classe 99, vale ancora di più, perché anche lei ha dimostrato di essere molto solida, ha corso davvero bene e correre bene un percorso così duro non era per niente scontato. Allora, un bel parterre per quanto riguarda, come notazione, poi purtroppo la nostra Ilaria Zane non è riuscita invece a completare la gara. Sì, ha avuto un guasto meccanico, purtroppo, proprio in salita, quindi nel momento peggiore è stata costretta al ritiro. Quanto è dura questa salita? Ma detto questo, se il parterre delle ragazze era di alto livello, quello maschile sale ulteriormente, perché c'è un due volte vincitore di medaglia olimpica, Jonathan Brawley, soprattutto suo fratello Alistair, due volte medaglia d'oro le ultime due edizioni di Rio e di Londra, e poi c'è Mario Mola, più volte campione mondiale, c'è Blumenfeld, che il norvegese l'anno scorso qui colse alle spalle del campione del mondo Vincent Louis un secondo posto. Quindi il livello maschile è stratosferico. Sì, no, non è da Coppa del Mondo. Queste Coppe del Mondo sono quasi delle World Series, proprio per il fatto che
si è gareggiato poco nell'ultimo anno e mezzo per ovvi motivi, e quindi gli atleti hanno bisogno di testarsi, di trovare il ritmo gara, e quindi ogni occasione è buona. Non a caso il cui quadrato Alessandro Fabian, che sta provando le partenze, abbiamo visto addirittura in Coppa Europa, cosa che era da tanti anni che non faceva. Quindi ci si è dovuti anche ridimensionare come livello gara, proprio per cercare di alzare la condizione dopo una lunga preparazione invernale. E poi, appunto, l'hai accennato tu, ci ha rappresentato l'Italia all'ultima edizione, ci sono sia Alessandro Fabian, già visto, che Davide Uccellari, Gianluca Pozzatti, l'italiano sta ottenendo nell'ultimo periodo, negli ultimi due anni, dei risultati molto interessanti. Quindi. Sì, soprattutto su distanza sprint, Gianluca Pozzatti, il Poz, ha fatto un salto di qualità enorme e soprattutto ha dimostrato di avere una grandissima solidità. E lo vediamo qui inquadrato, partito subito molto forte. Nella gara di Carle si era lasciato un attimo ingannare dalla traiettoria, mi ha detto, e si era trovato nel secondo gruppo. Qui invece stavolta vediamo subito un approccio molto aggressivo. Tra parentesi, i nostri migliori azzurri nella tappa di Azzecche dell'anno scorso furono proprio Pozzatti, che arrivò 18esimo davanti ad Alessandro Fabian, che arrivò alle sue spalle, quindi in 19esima posizione. Intanto la temperatura si sta leggermente alzando, quella dell'acqua, vabbè, siamo di 8 decimi, però per dire il caldo che fa, siamo a 19 gradi. La temperatura esterna è già salita dalle 10.30, adesso sono le 15.30, la partenza della gara uomini a 23 gradi. C'è un pochino più di vento, si registra, anzi anche abbastanza forte. Sì, il vento era abbastanza forte, condizioni climatiche ideali a livello di temperatura. Il vento sarà sicuramente fastidioso, soprattutto in bici, perché la salita sarà tutta controvento. Questo vento che arriva da nord-ovest, come dicevo, vento maestrale, e quindi sì, rallenterà proprio sul culmine della salita l'azione ciclistica. Siamo alla Tonnara, 750 metri. La classica Tonnara, sì, a parte per quelli davanti che riescono a nuotare più agevolmente, dietro spesso non è solo un semplice nuotare, ma è un nuotare e a volte respingere chi ti sta a fianco o chi ti sta dietro. Immagino, durissima, intanto esce per primo dall'acqua l'ungherese Mark Divai. Con tempo di 8:28. E subito vediamo Gianluca Pozzatti subito dietro, confermato l'ottimo nuoto, quindi è partito bene, è riuscito a mantenere la posizione. Vediamo che sta entrando in zona cambio, tra l'altro transizione molto corta, quindi sfavorisce un po' i non nuotatori, che a volte utilizzavano quei 300-400 metri di corsa per cercare di chiudere il buco. Tanto avete visto, Divei a uscire per primo, l'ungherese, il brasiliano Hidalgo, lo slovacco Varga, Johnny Brownlee e Pozzatti come migliore degli azzurri, che ha anche nella frazione di nuoto uno dei suoi punti forti, insomma, ottimo nuotatore. Assolutamente sì, vediamo un cambio velocissimo di Jonathan Brownlee. Vuole fare una gara molto aggressiva, ha bisogno di conferme, anche se lui ha vinto due medaglie alle Olimpiadi, è da un po' che non si riconferma ad alto livello, e anche a Yokohama si è visto che ancora manca qualcosa, manca un po' di condizione. Queste gare servono per fare una finalizzazione a Tokyo un po' più serena, un po' più tranquilla anche a livello mentale. Il nostro Fabian è uscito in 13esima posizione, un pochino più attardato invece Uccio, Davide Uccellari. Sì, ecco, qui saranno fasi importanti, vediamo gli atleti forzare sin da subito. Brownlee ci prova anche se sono solo in tre. Seth Ryder, Mark Divai e Jonathan Brownlee sono in pochi, ma ci provano. Beh, anche perché interesse per quanto riguarda la Gran Bretagna è conquistare, intanto non si possono portare più di tre atleti per nazione, insomma i due Brownlee già ce l'hanno, quindi insomma cercano di rafforzare anche la posizione di un terzo britannico. Sì, che è in gara oggi, Bishop, ma in questo momento vediamo Jonathan Brownlee che prova a fare un assolo, e sicuramente è un azzardo in questo percorso. Ma la dice lunga sulla sua voglia di,
di dimostrare che è il grande di un tempo. Sì, non vince dal 2019, parliamo di Edmonton. Tra parentesi, poi Brownlee avranno la tappa pochi giorni dopo a Leeds di casa, quindi sì, appuntamento importante del quale... in casa. Ah. Parlando di ranking olimpico, campeggia Mario Mola, lo spagnolo, davanti al campione del mondo Louis Vincent, e poi terzo è il norvegese Christian Blumenfeld, anche lui presente qua, come vi dicevo, come Mola. Vincent visse l'anno scorso. I due azzurri meglio piazzati sono Alessandro Fabian e Davide Uccellari. E Fabian è 34esimo, Uccellari è 50esimo, quindi proprio a ridosso, insomma, di quello che vi definisco il crinale. I primi 51 vanno a Tokyo. Vi ricordo ancora una volta che però in questo caso, come lo era già per Steinhauser e Olmo, sono carte per nazioni, non sono ancora carte personali. Poi deciderà il commissario tecnico. Tra parentesi, salutiamo il nuovo commissario tecnico, che è Alessandro Bottone. Esatto. Esattamente, tornando alla gara, vediamo Jonathan Brownlee che continua a forzare, e anche se dietro Christian Blumenfeld non ci pensa due volte a chiudere il buco e a mettere in chiaro le cose. Ciclista fortissimo, qui in gara abbiamo l'armata norvegese con Blumenfeld, Eden e Stones, capaci di fare grandissime cose anche in World Series. Una fratante, anzi forse la più eclatante, il podio a Bermuda, dove chiusero primo e secondo terzo per la prima volta una nazione intera che copriva i tre gradini del podio. Insomma, qui siamo all'arrivo del primo giro. C'è un bel gruppetto molto più sostenuto rispetto a quello che era invece in campo femminile, dove erano soltanto una dozzina e poi si era ridotto a 9. Sì, i valori adesso sono altissimi, ci sono tanti atleti che vanno tanto forte. Un tempo c'era un gruppettino che si creava, andava via, si facevano le fughe. Adesso il livello è cresciuto talmente tanto che, nonostante siano ritmi altissimi, nonostante si spingano veramente tanti watt, ci sono molti atleti che riescono a tenere il passo, e lo vediamo appunto con questi gruppi così, così ampi. Al momento non si è ancora creata selezione, anche se Jonathan Brownlee ci ha provato alla partenza del primo giro, ma il gruppo di testa si è ricompattato e stiamo vedendo sono quasi 20, insomma. E dietro immediatamente alle spalle di 200 metri, meno di 200, sarà 150 metri, c'è un altro gruppetto. Sì, che adesso sono ancora, è abbastanza, perché poi si crea una sorta di elastico. Chiaramente qui sono a pendenze, pendenze molto elevate, quindi se il divario sembra ridotto, ma in realtà il tempo è abbastanza ampio. Poi appena ci sarà la discesa si creerà quell'elastico, quindi la distanza tornerà ad essere più ampia. Vediamo in questo gruppo, proprio inquadrato lì in fondo, Davide Uccellari fuori sella, e qui stanno forzando molto. Tra l'altro vediamo in questo gruppo Alistair Brownlee, che era uscito davanti, era uscito sesto dall'acqua, ma lo vediamo qui probabilmente proprio per controllando da fianco, vicino a Bishop. Sì, probabilmente quello lì iniziato come terzo vuole britannico. Aiutare Bishop a rientrare nel primo gruppo, e se così fosse si andrebbe a delineare una situazione piuttosto complicata. Vorrebbe dire ritrovarsi in T2 in 40 atleti, e diventerebbe una gara di corsa forsennata. Beh, certo, avere come lepre il due volte campione olimpico Alistair Brownlee è davvero fuori da ogni canone. È sicuramente particolare. Soprattutto c'è da registrare che Alistair sta ritornando, insomma, in splendide condizioni, perché si era dedicato a lunghe distanze negli ultimi anni. All'Ironman, sì. Tra l'altro partecipando a Kona, anche lì ha fatto grandissimi risultati. Ci ho parlato prima della gara, si parlava un po' della differenza, no, tra sprint e Ironman, e lui in realtà ha detto: ma a me non mi è cambiato più di tanto, la preparazione più o meno a livello di volumi è simile, e questa la dice lunga. È un vero cannibale. Sì, e soprattutto la dice lunga su quanto questi ragazzi si allenano. Anno 90 Jonathan, 88, due anni più grande, la due volte medaglia d'oro. Casper Stone, intanto il norvegese l'avete visto, già sul finire del secondo giro prova ad allungare, è anche un buon passo. Sì, i norvegesi ci provano sempre in bici, sanno di essere molto forti, e quindi questo percorso, se hai le gambe, ti porta ad osare, ad osare e provare a fare un'azione, anche se
vediamo che oggi il gruppo non lascia spazio a nessuna fuga. Eh sì, ci vuole davvero gran coraggio, ma vedete che il norvegese sta, viene ripreso. Ci ha provato, azione pesante, ma tanto è difficile e dura questa salita di Cannigione. Sì, anche perché in questo punto non si vede chiaramente dalle riprese, ma anzi adesso sì, c'è un vento contro molto molto forte, quindi chi sta davanti deve spingere molti più watt rispetto a chi sta dietro in scia. E il gruppo semmai si è anzi infoltito invece di sbriciolarsi e di snellirsi, siamo a oltre 30, intanto Pozzati e Fabian sono lì sul fondo di questo mega gruppone di oltre 20-25, ma vedete poi a poca distanza c'è anche il canadese, insomma potrebbero essere una trentina circa i ciclisti che si ricompattano se continua così. Sì, vediamo il gruppo dietro subito vicino. Caduta da parte del britannico Bishop. Guarda la cosa curiosa, c'è Alistair, due volte medaglia d'oro, che scende dalla bicicletta e torna indietro per controllare come sta il compagno di squadra. Beh, questo è un qualcosa che raramente si vede, un bicampione olimpico che appoggia la bici e corre in discesa per aiutare il compagno. È qualcosa di forte e anche bello da vedere. Sì, perché... attimi fatali, però la scivolata di Bishop ovviamente costa anche al due volte campione olimpico, invece di perdere immediatamente contatto. Eravamo poi in vista della parte finale del terzo giro. Mancavano pochi chilometri, quindi per Bishop e tutto il lavoro di Brownlee termina qua, per loro ufficialmente fuori gara, quindi la lotta per le medaglie è qui davanti. Allora, siamo passati dalla Tonnara adesso alla T2, che assomiglia tanto a una Tonnara. Intanto Fabian e Pozzati ci sono, rispondono bene i nostri azzurri. Sì, T2 è fondamentale in gare così veloci, così corte, uscire bene è importante. Tra chi è davanti e chi è, come vediamo questi ultimi atleti, dietro è difficile a livello mentale dover risalire, perché qua si parte veramente forte. Il triathlon viaggia un po' strano, non si controlla, non, indipendentemente dalla durata che sia sprint olimpico, si parte sempre a tutta, come se la gara dovesse finire dopo il primo chilometro. Tanto Brifford, il elvetico, prova a dettare il ritmo, ma Brownlee non molla e oltretutto nella frazione di corsa i due Brownlee hanno sempre avuto, insomma, tempi mostruosi, capacità di dettare ritmo, soprattutto Alistair ovviamente, ma due volte sono arrivati molto vicini, addirittura ve lo ricordate ai giochi olimpici di Rio, hanno completato i primi due gradini del podio, medaglia d'oro e medaglia d'argento. Sì, anche nella corsa su questa distanza sprint ci sono tanti ragazzi, anche giovani, che hanno dei personali anche a secco sui 5.000, sui 10.000 davvero notevolissimi. Vediamo qui inquadrato Alistair che faceva un grandissimo tifo al fratello, altre volte è successo quando ancora gareggiavo io. Se il fratello grande si ritirava, passava l'intera frazione podistica a fare un tifo forsennato, e questo è molto bello. Allora, Brifford, Brownlee, e poi ci sono gli spagnoli, Serrat Soan, Antonio, Mario Mola è lì, insomma. Sono in tanti ad essere molto vicini quando scatta, sentite la campanella dell'ultimo giro. Anche Mario Mola ha bisogno di riconferme, ha gareggiato molto poco negli ultimi due anni, l'anno scorso solo la tappa di Amburgo che era campionato del mondo, dove finì male intorno alla 46esima posizione se non ricordo male, e quest'anno si è ripresentato a Lisbona settimana scorsa finendo decimo, quindi ancora un po' in ritardo di condizione. Ci ho parlato prima della gara, mi ha detto che è arrivato qua per avere delle conferme, per aveva bisogno di alzare e velocizzare un po' questa preparazione verso Tokyo. Vediamo se la gara gli darà ragione. E allora è una questione, il dittico, una questione a due sembra ormai risolversi tra Adrien Brifford e Jonathan Brownlee, con già un buon margine di vantaggio sulla più volte campione del mondo Mario Mola. Sì, Mario è partito più in sordina del suo ritmo, lui sappiamo essere forse anche più forte sulla distanza olimpica, e oggi probabilmente se ci fosse stato un giro in più
poteva anche pensare di agguantare i duelli davanti. Chiaramente qui manca poco più di un chilometro, è difficile chiudere questo gap. Sembrano ormai delinearsi in modo abbastanza statico le posizioni. I due spagnoli, Mola e Serrat Seon, a cercare di battersi per la terza posizione, ma con Mola che ovviamente sembra decisamente averla meglio definita la terza posizione del podio, anzi potrebbe persino riavvicinarsi. Sì, sta facendo una bellissima progressione, ma eccoci qua già. Siamo arrivati poi proprio in conclusione con Jonathan Brownlee, che arriviamo in T2 e adesso c'è soltanto più una curva e poi il rettifilo finale, ed eccolo qua con Brownlee che si volta ancora a controllare, ma per Adrian Brifford non c'è davvero quello che manca, l'ultimo carburante, gli ultimi decilitri di carburante nel motore per cercare di andare a insidiare la posizione della due volte medaglia olimpica. E poi terza posizione delineata per Mola, perché Serrat Seon ha decisamente mollato nei confronti del compagno di squadra. Ed eccolo qua, siamo poco sopra sotto i 55 minuti. Vediamo, scattano gli ultimi secondi con Jonathan Brownlee che chiude questa frazione, questa World Cup di Alzaken, 54-48. Adrian Brifford 54-52. E poi a completare il podio Mario Mola, che come ho detto guida anche il ranking per i giochi olimpici di Tokyo. Non c'è volata per il quarto posto perché l'altro spagnolo è chiaramente in quarta posizione, chiude Matthew McElroy, lo statunitense, in quinta con 55-11. Sì, e a seguire vediamo adesso che sta arrivando Christian Blumfeld, che probabilmente ha pagato un po' lo scotto di tre weekend a fila di gare da Yokohama a Lisbona e oggi... E intanto Pozzati, ancora un anno di distanza, precede il compagno Alessandro Fabian. Se vuoi, migliore di due posizioni, perché Pozzati l'anno scorso fu 18esimo e chiude 16esimo, e Fabian è in 17esima invece che in 19esima posizione. Ed eccolo qua al podio, Brownlee, Brifford, Mola, migliore degli azzurri ancora un anno, Gianluca Pozzati. E allora andiamolo a sentire che cosa ha dichiarato l'azzurro al microfono all'arrivo. Gara durissima, ma questo si sapeva e non è certamente una novità. Mi ricordavo dall'anno scorso che percorso veramente devastante, bici dura e corsa ancora peggio forse. Quest'anno sono riuscito a fare un gran bel nuoto e in un percorso così è veramente fondamentale, perché il primo giro in bici almeno ti permette un attimo di fare l'inizio della salita gestendo un pelino il ritmo. Dopodiché una volta che sei ricompattato è iniziata veramente la bagarre. Il ritmo è stato molto a strappi lungo la salita perché sul passo non si faceva la grossa differenza, quindi chi ci provava con uno scatto duro e via. È rimasto bene o male il gruppo compatto, a parte per dei piccoli frangenti di corsa. A un certo punto è rientrato anche un gruppetto da dietro e l'ultimo giro la salita l'abbiamo fatta veramente, veramente a tutta. Di corsa, che dire, quest'anno sto facendo una gran fatica a partire forte, a star lì sul pezzo. Purtroppo facendo il primo giro così staccato, poi riesco sempre a fare una progressione nel finale, ma le posizioni, diciamo, quelle importanti da top 10 sono imprendibili. Allora, dopo il bronzo di Londra e l'argento di Rio de Janeiro, signori, queste sono due medaglie d'oro mondiali, 4 argenti e 2 bronzi. Jonathan Brownlee dice che la parte ciclistica ovviamente è stata ed è davvero molto dura dopo una buona prima frazione a nuoto. Dice che è un posto meraviglioso questa di Arzachena, e su questo assolutamente confermiamo quello che dice Brownlee. Sì, e poi ha fatto ovviamente una perfetta parte finale di corsa, il nuovo presidente della federazione. Francamente molto evocativo, queste rampe eccezionali che hanno fatto la selezione fra i migliori triatleti del mondo, con Brownlee che ha vinto, che ha appena tagliato il traguardo e ha detto: presidente, questa è una gara, come a dire che i triatleti sono stati messi a dura prova. Una bellissima mattinata con un podio splendido di Verena Stenhauser terza, ma un nono posto di una giovane che è Carlotta Missaglia, e poi Ionia Pratt, Luisa Ionia Pratt, e poi oggi anche i nostri alfieri uomini, in un contesto di un livello veramente importante. Una gara che sa di ripartenza per lo sport, ripartenza per la vita, ripartenza per la nostra comunità, che in verità non ha mai mollato, che si trova però in questo momento a
dare anche un segnale importante che lo sport aiuta a ripartire con forza dopo un anno molto complicato. Siamo a 2 mesi dalle Olimpiadi, io credo che abbiamo aperto questa ultima parte di stagione prima delle Olimpiadi nel migliore dei modi. Eh sì, un anno complicato, c'è la ripartenza e soprattutto ricordiamo che il 23 di luglio partono i Giochi Olimpici di Tokyo, edizione numero 32, dove dovremo portare 3 donne e 2 uomini. Io ringrazio Luca Facchinetti di essere stato qui con me e grazie Luca, ti faccio i complimenti e in bocca al lupo per questo tuo nuovo ruolo di responsabile dei giovani. Crepi, grazie, è stato un piacere, un onore raccontare questa gara che è stata veramente da cardiopalma. A presto, grazie di averci seguito.